Ciao, sono Sara Z da La La Land. Incontrerò grandi ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Quattro chiacchiere di condivisione culturale e linguistica per scoprire le loro vite e storie. Enjoy! Eccoci, you are live su Facebook. Ciao Marcello, mi dispiace per chi ci seguiva su Instagram. Non so come spiegare questo, non dipende da me. Comunque, ricominciamo la nostra intervista. Sono Sara D da La La Land Los Angeles e oggi sono con un grandissimo guest, Marcello Del Fitto, pro coach di Natural Bodybuilding. Allora, parlavamo un po' del lockdown, tutte le palestre sono chiuse, quindi puoi ripetere per chi non ci ha seguito come stai gestendo la situazione brevemente online con i tuoi esercizi? Dicevamo che lunedì ci hanno ancora chiuso le palestre, come hanno fatto molto gentilmente a marzo-aprile. Io per fortuna me la sto cavando mettendoci una pezza, un po' grazie all'online, un po' grazie. Per fortuna ci sono ancora concessi gli spostamenti, quindi ho modo di vedere occasionalmente i miei clienti, magari allenarci insieme, sì, eccetera. Ma come ho detto prima, è appunto un ripiego. La situazione non è certo come prima, e essendo una disciplina, un lavoro prettamente pratico va fatto dal vivo, bisogna toccare. Dicevamo, devi forse toccare la muscolatura del tuo cliente perché lui possa capire meglio l'esercizio, come avviene anche nelle altre discipline della danza, per esempio, il mio background. Esatto. Quindi, e tu hai un programma. Io personalmente, per esprimermi, devo avere contatto con le persone, mi piace avere a che fare con le persone vere, non con le chat. Mi piace guardare negli occhi, mi piace toccare. Certo, e quindi tu hai un programma specifico per ogni tuo cliente, per ogni atleta in questo momento? Sì, assolutamente personalizzati ancora più di prima, perché tutti hanno a disposizione un parco attrezzi diverso l'uno dall'altro. C'è chi è mediamente attrezzato, chi più, chi meno, chi davvero non ha niente, ma magari ha tante esigenze e tante ambizioni. E qua nasce la nostra abilità. Nel sapersi quindi confrontare, immagino, a ogni necessità, per ogni cliente che è diversa. Quindi finita questa incazzatura iniziale, che in realtà tu mi sembri molto tranquillo, molto pacato, anzi forse devi essere per il tuo sono lavoro. Sono obbligato a essere tranquillo, non posso permettermi di agitarmi, no, perché bisogna reagire. Certo, sì. Poi immagino che sul lavoro devi mantenere una certa calma. Se lavori peggio. Non va bene, bisogna essere più. E dicevamo, stavamo quando eravamo dall'altra parte del social su Instagram, stavi raccontando come hai iniziato il tuo percorso per diventare un professional coach di natural bodybuilding. So, come è iniziata la tua avventura? Esatto, un inizio, come dicevo prima, fortuito, quasi casuale, dove io ero un normale frequentatore della palestra dove mi alleno e lavoro tuttora. Erano circa 9 anni fa, ero un ragazzino, neanche ventenne, ripeto, un normale utente della palestra, però con delle nozioni non elevate, ma mediamente più alte degli altri frequentatori, che mi ero fatto da autodidatta, e molti ragazzi venivano da me a chiedermi consigli, insomma, si approcciavano a me e non magari agli operatori di sala di quel momento, fino a che a un certo momento il titolare della palestra mi chiese di lavorare per loro, magari iniziando a fare le chiusure serali dalle 18 alle 22. Io ovviamente accettavo. Ho visto lui che i clienti venivano da te a chiedere consiglio, da Sì, sì, era. Infatti ero contentissimo, non vedevo l'ora, ho accettato subito, nonostante la situazione non fosse favorevolissima, perché avevo già un impiego a tempo pieno, tutt'altro facevo, lavoravo in un ufficio, facevo il geometra. Quindi dalle 8 alle 17.30 lavoravo a un posto che era a 30 minuti dalla palestra e alle 18 iniziavo il turno in palestra. Avevo giusto il tempo di fare il viaggio. Facevo 18.22 in palestra per lunedì e venerdì. Sì. Questo è durato un buon anno fino a che decisi di fare part-time nell'ufficio. Sì, mi sono evoluto su 3 step, diciamo. All'inizio full-time più le chiusure alla sera. Poi decisi di fare appunto il part-time, iniziare a fare anche qualche pomeriggio in palestra perché vedevo che il lavoro cresceva.
fino al punto di licenziarmi Quindi hai dall'ufficio. Appena... lasciato poi il tuo lavoro e ti sei dedicato Lavoro totalmente a... sulla palestra, ho aperto la partita IVA 5 anni fa e mi sono dedicato prettamente a quello. Perché tu, Marcella, hai una tua compagnia, ho visto che hai un logo, che sono le iniziali del tuo nome, Marcello Sì. Tendi, quindi tu lavori per altri, però sei indipendente, tu sei un personal trainer, indipendente, No, non giusto? lavoro per altri, io mi appoggio a una palestra in cui ricevo i miei clienti, ma non lavoro per altri, sono un lavoratore autonomo. E quando hai iniziato già ti dedicavi a questa disciplina del natural bodybuilding oppure questo è stato un passo successivo e No, arrivato mi dedicavo già da 3-4 anni. Più dopo? Che cos'è? con passione che con ragione. La ragione è venuta un po' dopo. Prima c'era tanta passione. Poi dimmi cosa è successo? No, poi insomma si fanno delle conoscenze, si fanno dei corsi, aumenta le competenze. Come mai ti sei appassionato di questo tipo di disciplina? Cosa ti ha spinto a dedicarti a questo? Forse la ricerca di una fisicità che mi interessava, che mi incuriosiva, che non avrei ottenuto con altri sport. Cos'è? Spieghiamo, perché io ho fatto delle mie ricerche, però vorrei proprio sapere da te che cos'è il natural bodybuilding. Semplicemente il giudizio della fisicità di un atleta. La fisicità si intende le proporzioni, le simmetrie, la definizione, i volumi muscolari, la bellezza di un fisico. Però a volte quando guardo le persone, possiamo chiamarli culturisti o sto sbagliando totalmente? No, non stai sbagliando, noi siamo natural, ovvero non utilizziamo sostanze dopanti, quindi farmaci, e quindi la nostra immagine non è paragonabile a quella che nell'immaginario collettivo si associa ai culturisti veri, diciamo. Siamo No, vabbè, quello è poi è parte del processo. Però un po' a volte pluridimensionali. sì, ma vedo questi atleti che proprio trasformano, plasmano il loro corpo all'eccesso, tra l'altro. E è normale, per me non mi sembra ovviamente la normalità, ma come in tanti altri sport, ne abbiamo un po' parlato di questo io e te. Cosa spinge una persona forse ad arrivare a quel livello estremo con la propria corporatura, volerla trasformare? Delle turbe mentali. Sì. No, lo dico ridendo, ma sono la persona più seria del mondo. Allora, l'agonismo non fa rima con sanità mentale, che sia culturismo, ciclismo, nuoto. Cioè, quando si ha a che fare con l'agonismo, non si ha a che fare con una mente serena e sana, diciamo. Mi Dici, spiego, ma ma sì, forse dico. però è come un'altra disciplina, come per chi vuole allenarsi agli anelli o un atleta che vuole correre alle Olimpiadi, non è forse non possiamo paragonarlo a un'altra pratica, un'altra Sì, disciplina. ma infatti anche uno che corre le Olimpiadi, magari parliamo di un fisico sano, ma non di una testa sana. Poi questo è il mio personale punto di vista. Sì. Però io ho a che fare, lavoro per questo, lavoro con atleti che vivono per Non gareggiare. dovevi dirlo, Marcello, non dovevi dire queste cose. No, ma io ti ho spinto proprio con una domandina un po' forse estrema anche la domanda. No, diciamo così. Ma come avviene la preparazione di un atleta per questo tipo di gare? Ok, la preparazione intanto bisogna investire un periodo medio-lungo, quale si va da un minimo di 4 mesi fino anche a 9-12 mesi di preparazione prima di salire su un palco per gareggiare. E già questo fa pensare molto. Hai detto Cosa... scusa 9-10 mesi, ho capito bene, 9-10 Sì, mesi. dai 4 a chi è molto molto portato, quindi che ha molta attitudine a questa disciplina, fino ad arrivare a 9-12 mesi, quindi anche un anno di preparazione. Un anno di preparazione significa un anno di dieta stretta, che non si sgarra, non si esce la sera, non si salta un allenamento. Quanto dura? Il lavoro viene messo in secondo piano, per questo ti dico che non si può avere a che fare con una mente sana. Beh, Magari. diciamo una mente che è totalmente investita in questa Esatto. disciplina.
proprio full time e mattino, giorno, sera, cioè 24 ore su 24, per raggiungere anche dei risultati ottimi. E Assolutamente. ovvio, investire così tanto, tanto tempo. Per quanti giorni a settimana? Tutti i giorni o c'è un giorno di riposo? Quante ore al giorno? Allora, il culturismo, a differenza di altri sport, è ancora più infame, perché mentre se tu giochi a pallone o a tennis, l'allenamento dura la durata dell'episodio stesso, quindi magari un'ora, 2 ore, ma anche 3 ore, esageriamo. Qua sei culturisti 24 ore al giorno. Cosa significa? Che devi alimentarti da culturista, devi dormire da culturista, devi ponderare le uscite, o meglio evitarle. Le cene fuori, tutte queste cose qua, no? Cioè devi essere quasi un eremita, non so, tipo proprio devi chiuderti in una cella, figurativamente parlando, ma le ore di sonno sono calcolate come sono calcolate anche le ore di... Consapevole che se hai un invito fuori la sera, sarebbe meglio andare a letto presto per allenarsi meglio l'indomani. Certo. Se tu E lo tu sai, anche in quanto... Scusami, dimmi, Marcia. E un vero atleta deve essere in grado di farlo, diciamo. qual è la dieta che un atleta deve seguire? Cosa bisogna mangiare? Parco alimenti o qualcosa di consigliato, però ovviamente è una dieta stretta, cioè in termini di quantità è una dieta stretta che ti fa fare la vera fame. E che cosa Neanche. mangia una persona che... In questi 9 mesi com'è una dieta? In che cosa consiste? Allora, di solito si. Non dirmi riso e formaggino, no, dai. No, si selezionano alimenti puliti, quali riso, verdure, carni bianche, uova, eccetera. Però E tu ti occupi la la dieta quantità ora? è bassa, perché devi portare sul palco percentuali di grasse davvero irrisorie, tendenti allo zero. Infatti, quasi zero, meno quello che noi vediamo, non c'è proprio neanche un ago di grasso, meno, è incredibile. E tu parlavi anche di istinto, oltre alla capacità e all'allenamento fisico, penso ci sia un grande allenamento mentale, giusto? Soprattutto mentale. In che cosa consiste questo? Che cosa intendi anche con l'istinto? Ho letto un tuo su Instagram, ti possono seguire su Marcello Del Fitto, vero? Questo è il tuo account. Sì, e hai scritto una cosa bellissima che dice affidare tutte le regole come pretendersi artisti. Bisogna quindi affidarsi all'istinto. Che gioco ha l'istinto nella preparazione di un atleta? Nella preparazione è importantissimo, ma così come nella vita. Adesso purtroppo nel bodybuilding si cerca tutto di riassumere in regole, in calcoli, in numeri. Tutto quello che non si può monitorare o tracciare viene scartato, ma non è vero. L'istinto ci suggerisce comunque delle mosse che sono molto fedeli alle nostre esigenze. Ma guardiamo anche nella vita normale, la fame, la sete, i bisogni sessuali non nascono forse dall'istinto? Eppure sono fedeli con quanto ci serve. Applicato all'allenamento, questo cosa vuol dire? Che ovviamente la si deve avere una rotta da seguire, una bozza, uno scheletro, però questa rotta può essere aggiustata giornalmente grazie all'istinto. Se oggi mi viene da mangiare un po' di più o un po' di meno, perché il mio istinto me lo suggerisce, devo assecondarlo io. Idem con l'allenamento, se oggi non posso permettermi una tot mole di lavoro, devo avere la razionalità di farlo, Quindi di anche in essere questo sì. dei robot, dei militari che eseguono tutta la lettera. Sì, quindi anche in questo bisogna proprio seguire il proprio corpo, nonostante uno si impegni. Il problema è il paradosso, è che cioè, quando è che si impara a seguire il proprio corpo? Con l'esperienza, con l'anzianità di allenamento. Comunque durante la carriera, quindi all'inizio è bene avere una guida, quindi un allenatore con cui magari ci si confronta e pian piano durante questa carriera stessa si potrà far fede sempre di più all'istinto, ma non dall'inizio. E quanto Che poi l'istinto non è neanche che la selezione, la scrematura del nostro bagaglio di esperienze.
tutto ciò che funziona, ha funzionato, viene ripreso, ciò che non funziona viene scartato, viene abbandonato. Alla fine il culturista, ma l'atleta in generale è la persona più pragmatica del mondo, penso. Quello Sì. che funziona lo ripropongo, quello che non funziona lo scarto. Ho capito. E sei tu che anche li guidi e capisci questo nell'atleta e quindi lo aiuti anche a scartare ciò che a lui non serve Speciale esperienza, ripeto. all'esperienza, sì, della Uno è un neofita più ha bisogno di un confronto con un allenatore, con una figura che lo segua. Certo. È interessante questo dell'istinto perché anche io venendo da un background artistico della danza che è basato molto su quello, per quanto anche noi dobbiamo seguire delle coreografie, dei movimenti precisi, però mi ha interessato molto questo aspetto perché vedi il culturista o il bodybuilder che alza dei pesi e dici ma che cosa c'è oltre a questo, beyond, right? Oltre a questa mera preparazione con degli attrezzi ci deve essere qualcosa in più, quindi volevo proprio sapere più dell'istinto, anche a livello, pensi anche a un istinto, quindi se per esempio ti è mai capitato un atleta di arrivare a un momento in cui ha detto non voglio gareggiare, non me la sento, anche se era fisicamente pronto, non ha voluto gareggiare, ti è mai capitato? Sì, la sera prima di una gara, ma erano paure nate appunto dal momento, ma poi ovviamente abbiamo Oh. gareggiato. Ah, poi l'ha fatto. Però Sì. capita che un atleta vuole si ferma, che si fermi prima e non vuole forse raggiungere il limite, oltrepassare il limite. Ovviamente, Può ovviamente. succedere. Succede che molti abbandonino, anche perché, ripeto, non è un percorso facile, oltre che molto lungo. Senti, per esempio, io ho un po' l'ossessione delle braccia, di volere delle braccia un po' più robuste, ma ogni corporatura è adatta per questo sport o per questa disciplina o no? Assolutamente no. Io potrei con questo il mio muscoletto, potrei o no? Allora, non tutti i corpi sono adatti a eccellere nel bodybuilding. La genetica, ahimè, fa da padrona. Queste non sono cose da dire, ma solo da Però, sapere. sai, se No, arrivo in perché una sì, zona. le persone potrebbero un po' abbattersi. In realtà la genetica davvero fa da padrona. Ma Quindi, proprio qual è la cosa più giusta? all'impegno. Cioè, l'impegno erogato non è nulla a confronto alla predisposizione genetica, all'attitudine. Però intendo qual è quindi la corporatura giusta per approcciarsi a questa disciplina, cioè, che tipo di corpo una persona deve avere, deve essere già un po' più muscoloso, per esempio un corpo più allungato è difficile che riesca a formarsi. Persone longilinee o comunque con gli arti molto filiformi, è dura che rispondano bene allo stimolo trofico. No, scherzo, no, io non potrei, no. Non potrei, penso che, guarda, per l'occasione per te ho comprato questi, dico sono 12 LB. Sono, ok, posso fare 1, 2, 3, 4, basta. Però non so, 12 LB, Cosa forse, sono? credo siano 7 kg? No. 6 kg, sulla metà, 6 kg. Però c'è cioè così, ok, basta, ho finito. Già, guarda, il mio allenamento oggi è stata una bella passeggiata nel parco di mezz'ora e basta. Ma tu, dimmi. Disposizione genetica ricopre un ruolo davvero fondamentale, ma come in tutte le cose, non solo gli sport. C'è chi legge Scusami. la pagina. Come in tutte le cose, non solo gli sport. Magari a scuola troviamo quello che legge una pagina di italiano, se la ricorda subito, e quello che deve leggerla 30 volte. Vero. È vero anche quello. Sì, dipende come parlavi anche tu di un atteggiamento
e non tutti sono uguali. Magari una persona può anche avere la giusta corporatura, però non il giusto atteggiamento mentale. Forse ti è successo di avere degli atleti così, delle Sì, persone. però in questo caso è più favorevole che il contrario. Cioè, un giusto atteggiamento mentale su una corporatura non idonea, ovviamente ottieni risultati perché tutti possono migliorare, questo va detto per carità, ma non puoi raggiungere alcune persone che partono già di natura da un grado più elevato di te. E tu, Marcello, ti alleni? Vabbè, ovviamente ti alleni, ma gareggi? Hai gareggiato? Io ho gareggiato 5 anni fa. Beh, io nasco proprio come sportivo, ma anche adesso sono uno sportivo prestato ai pesi, al bodybuilding. Però ho sempre fatto di tutto: calcio, bici, nuoto, corsa, saltavo la corda. Proprio sì, mi piace molto lo sport, questa intimità con l'allenamento. Ma tuttora mi alleno come se dovessi gareggiare l'indomani, però non più approcciato al mondo delle gare, perché come ti ho detto prima, prevedono un iter non bellissimo, cioè prevede delle parti belle, ma anche delle parti che non sono più disposto a fare io personalmente. Tipo, quali sono le parti che non godevi? Tralasciare troppe altre cose belle della vita, del lavoro, degli affetti, le relazioni sociali. Sì, ora non sei più disposto a quel sacrificio. No, non sono più disposto. E quando hai gareggiato? Devo riconoscere che io non ho assolutamente le carte per fare bene a livello agonistico, perché i talenti genetici, i cavalli di razza sono fatti in modo diverso da me. Quindi non vedo motivo di andare all in sul mondo delle gare per. C'è E quando hai troppo. gareggiato, Marcello? Quando è stata la tua prima gara? Perché tu Gareggiai. sei venuto anche qui a Los Angeles, tu sei venuto in America. 2 anni fa. 2 anni Non fa. ho Ho gareggiato, finalmente. Ho accompagnato dei ragazzi che gareggiavano. capito, Era ma novembre 2018. nel 2018 sei venuto a Los Angeles, hai preparato i ragazzi per Ho una gara. aiutato i ragazzi, sì. Io Ma quando è che tu hai gareggiato? gareggiai a maggio del 2016 e a giugno. A maggio ero a Perugia, una selezione per l'italiano che si sarebbe svolto appunto a giugno alla Fiera del Rimini Wellness, che qua è una tradizione italiana, la Fiera del Fitness. Quella di Rimini, vero? Bravissima, bravissima. Sì, perché avevo danzato anni fa. Eravamo a un padiglione non mi ricordo il nome, ma sì, facevamo tanti spettacoli a ogni 2 ore, mi sembra. Quindi mi ricordo quell'anno. Era appunto i primi di giugno dove feci l'italiano di Natural Bodybuilding. Risultati mediocri, però esperienza bellissima che rifarei tuttora, ma soprattutto perché mi ha dato modo di capire tante cose del mio lavoro e di esplodere, poi soprattutto a livello professionale. Quindi è un'esperienza che assolutamente ricordo in maniera positiva, seppur i risultati non siano stati quelli desiderati. Quando parli di risultati, intendi Piazzamento. piazzamento. In che cosa consiste il giudizio di cioè, come viene giudicato un atleta? Perché tu parlavi di estetica o fisicità attraverso i volumi, le proporzioni. Che cosa significa questo? Semplicemente è l'insieme di questi giudizi, Sara, di questi parametri, dove tutti gli atleti vengono messi l'uno accanto all'altro e vengono confrontati. Sì, e anche per esempio quando vediamo in televisione le posizioni che un Quello atleta deve, come si chiama? C'è un nome specifico? è il posing, sì, Oh, le pose. posing, ok, il posing, ed è da lì che uno giudica praticamente la muscolatura. L'atleta ha modo di esprimersi tramite il posing e a sua volta il giudice ha modo di giudicarlo tramite quello. Perché anche il posing è un'arte, maschera i punti carenti e mette in risalto quelli forti, cioè non è facile come si direbbe. E tu prepari gli atleti anche con il posing? Cioè tu dici a loro quali Io posizioni no, quella per assurdo è una professione a parte, c'è proprio un lavoro che educa gli atleti a posare meglio. quindi Sì. c'è una persona che si occupa di Figure apposite, sì.
Come si chiama quella, la posizione di un insegnante? Si può chiamare master poser. Oh, master poser. Wow, interessante. Io pensavo invece, nella mia grande ingenuità, che loro decidessero da soli di, non so, Non magari si sai mettevano allo come dirlo. specchio e dicevano così mi piaccio, così no, così A no. proposito, prima mi hai chiesto quanto ci si allena. Eh Ecco, io sì. prima non ho menzionato il posing, ma lì si dedica ora al giorno, oltre all'allenamento con i pesi, oltre alla dieta, oltre al sonno, eccetera, il tempo libero lo si investe a posare, a Anche, questo ovviamente dominare dopo la preparazione, quando già la muscolatura si è sviluppata, immagino. Sì, esatto. Ma incredibile, non pensavo. Si sta aprendo un mondo sul bodybuilding. Magari mi alleno quando torno a Castello. No, sto scherzando. No, no, no. Però non lo so. E quando mi hai parlato di Los Angeles, che impressione ho avuto sulla città di Los Angeles e anche della mentalità rispetto a questo lavoro? Se è diversa dall'Europa, dall'Italia? Beh, sì, assolutamente sì. Specie da turista, il primo impatto nel fitness è stato fantastico. Poi non so viverla per più tempo come sarebbe stato, sono sincero. Io la mia permanenza è durata 2 settimane, magari vedi solo le cose belle. Forse sei da turista, probabilmente sì, no. Se non ti È addentri. un'esplosione di fitness pazzesca, cioè avanti anni luce rispetto qua da noi. Da che cosa l'hai capito questo? E dalla quantità di persone che praticano bodybuilding, dalla quantità di palestre belle di bodybuilding. Lì avevi preparato delle persone e hai preparato qualche premio? Eravamo in 5, di cui 3 ragazzi gareggiavano. E, ad agosto mi è stato chiesto di accompagnarli perché avevano bisogno di una mano, di un aiuto. Io sapevo che sarebbe stata per me un'occasione unica di cui farne tesoro, infatti ho accettato subito, è stata un'esperienza bellissima, che mi è tornata utile l'anno successivo perché sono andato a New York, sempre al mondiale, Ah, dove ho grande. portato una mia atleta a gareggiare nella categoria bikini, una ragazza. Ok, com'è andata? Com'è andata a New York? Era la sua prima esperienza, però bene. Wow, e con la competizione immagino sia altissima, almeno Livello altissimo, anche perché lei competeva nel circuito pro dei professionisti. e come a proposito, abbiamo parlato tanto di in generale. Forse più degli uomini, della fisicità maschile. Per una donna, invece, il culturismo com'è l'approccio? Un fisico femminile, sì, di una donna, o anche la donna deve avere la stessa mentalità, o anche i parametri, i giudizi sono diversi rispetto al giudizio che si ha verso una muscolatura maschile. Beh, ovviamente sono diversi i canoni anche perché è diverso il sesso, quindi Sì, però interessava. si cerca sempre un'estremizzazione della condizione, quasi non fisiologica, quindi anche le donne sono portate davvero allo stremo, appunto a estremizzare una fisicità che anche qua poi si riflette su tanti effetti collaterali, quali la perdita del ciclo, tutte queste cose. Infatti, Ripeto, i sì. retroscena negativi sono tanti dietro all'agonismo, ma vale per tutti gli sport. E vitamine ovviamente a go-go, immagino o no? Il giusto. Sì, integriamo, usiamo della supplementazione alimentare, ma il giusto. Vitamine omega 3, vitamina C in inverno, un po' di creatina, queste cose qua. Tutti Sì. integratori. Wow, è incredibile, forse perché quando si vede un fisico femminile. Sarà perché la donna magari la si immagina più armoniosa nel suo corpo, quindi vederla con un corpo totalmente muscoloso fa sempre un certo effetto, almeno per Sì, me. però nel nostro caso specifico che è il natural, i corpi davvero non sono estremizzati come volumi o come definizioni femminili, sono ragazze normalissime, che se tu le vedessi da vestite quasi non attribuiresti loro che siano Ah, culturiste. È comunque visto da uomo un fisico piacevole da guardare, non è nulla di
Estremo. sì, che si vedono, sai, in alcune gare qui in America probabilmente, anche in America beh, c'è il natural bodybuilding, immagino. Però Un po' meno vedi, difficile, no? Wow. In Intendi che America ho il video di sì. qui usano più steroidi, non è così naturale? No, c'è più usanza lì da voi, diciamo. Lì da noi, noi americani, we are the Americans, and we Non sei lì da 10 anni. sì, io sono qui da 10 anni, no, è vero, ma io mi considero ancora comunque italiana. Senti, hai un fatto divertente che ti è capitato, qualcosa di un'avventura particolare a Los Angeles, magari che ti ricordi preparando qualcuno? Che mi viene in mente adesso no. Magari quando durante una gara o no, è successo qualcosa di particolare o magari fuori dal comune o inaspettato, qualcosa di inaspettato è successo durante delle gare o la preparazione? Adesso mi venga in mente no, cioè. No, ti ho preso un po', ti ho colto così un po' di sorpresa. Ma tornerai a Los Angeles, vero Marcello? Allora, sì, situazione permettendo. Vieni a trovarmi, mi insegni qualcosa. Il progetto è di venire il prossimo novembre 2021 a Los Angeles. Vediamo se questo virus ce lo permetterà. Prossimo novembre, sì, bisognerà vedere perché qui la situazione è tutto chiuso. Fino a quando trovano un vaccino, credo che le palestre rimangano chiuse, credo. Tutto chiuso, eventi chiusi, però ovviamente la situazione potrebbe evolversi. Ma io come tante persone che spendiamo tante ore al computer così, hai qualche esercizio per rimanere attivo? Non c'entra con il bodybuilding, forse è una domanda banale per te, sciocca, però c'è qualche esercizio che possiamo fare o che posso fare per rimanere attiva per Beh, le intanto lavorare un po' da in piedi, magari in stazione eretta, sopraelevando il computer. palestre? Ah già. Perché non ci ho mai Perché pensato? No, è vero, non ho mai pensato, perché siamo una comodi. volta al giorno, però ogni tanto non fa male. Thank you. That's good. No, that's a good point. Una buona idea. E impegnarsi a restare mediamente attivi. Ma le camminate, a fare le camminate, secondo te va bene? Si perde un po' di peso a camminare? Fanno bene, Però. perdere peso però fanno bene, anche alla testa. Certo, sì, ci si sente più in Consumo forma. di calorie è davvero irrisorio in una camminata, irrisorio, però fa bene, quindi. Immagino. Sì, più che altro bisogna stare controllati con le diete, pochi gelati, non quello che è il cibo, pochi gelati, pizze, pane. Ah, quello che io mangio. Ah, interessante. Quello che io sto mangiando qui, un bell'hamburger americano. Quelli erano buoni. Immagino, cosa hai fatto? 2 settimane di hamburger? Quasi, anche perché lì non No. c'è molta scelta. Quello sì, o bisogna conoscere magari dei ristoranti italiani o cercare di variare un po' Vabbè, il cibo. anche la carne rossa è molto buona lì, però. La Scusami, la carne? rossa è molto buona lì. Sì. Però, insomma, a livello di, sai, obesità, poi dipende dalle città, Los Angeles non tanto, Las Vegas, per esempio. Il livello di obesità è molto molto alto, più che Los Angeles. Sì. Allora, se non hai nessuna avventura divertente, fatto divertente da raccontarmi, io non ho più nulla da chiedere, ho esaurito tutte le mie domande. Se vuoi dirmi qualcosa tu, se hai qualche consiglio da dare a proposito, un consiglio a chi vuole iniziare questo tipo di disciplina. Natural bodybuilding. Cosa consiglieresti? Ma innanzitutto è una cosa che devi davvero abbracciare a 360 gradi, o meglio 24 ore al giorno, devi proprio piacerti, devi avere questa pulsione innata verso la ricerca di un fisico da dio greco, se parliamo proprio di Certo, ma bodybuilding, se no parliamo di frequentatori di palestra, che è un'altra cosa, anche questa bellissima,
Forse più bella perché è vissuto in modo più leggero e meno e più spensierato. E tu prepari le persone Però anche per l'allenamento normale? Le prepari? assolutamente sì. Però sono comunque persone mediamente preparate, cioè di un livello medio-alto, diciamo. Non lavoro con i neofiti. E altri consigli, quindi? Del natural bodybuilding, di non fare. Sì, perché magari una persona può essere interessata o comunque anche dell'allenamento in sé per raggiungere magari una corporatura, no, dire perfetta forse non è giusto, perché cos'è la perfezione? Dipende, ogni corpo è perfetto secondo me se ci si piace, no? Però per il natural bodybuilding, quindi È attenzione. scontato, ma posso consigliare di allenarsi intensamente. So che è scontato, però aumentare l'intimità con l'intensità, con gli alti gradi di fatica, ripaga sempre. Più che la quantità, cioè più che allenarsi tanto, allenarsi in modo intenso, battere sempre la soglia di sopportazione del dolore, andare oltre, ok? Andare Andare oltre. oltre. Beyond your limits. Yeah, ok. Grazie, grazie mille, Marcello. Va bene, è stato. Il nostro meglio e usarlo Scusami. come punto d'inizio. Scusami. Bisognerebbe partire dal nostro meglio e usarlo come punto d'inizio. Grande, un buonissimo consiglio per chi volesse intraprendere questa disciplina, che anche a me, ti dico la verità, prima non sapevo quasi nulla, ma grazie a questa intervista mi sono documentata ed è veramente affascinante. Ovviamente se una persona vuole intraprendere questo, c'è proprio un mondo come tutti gli altri sport, chiaramente. Come ci siamo ripetuti prima, ma allora io ti aspetto, ti vedo a Los Angeles, ti vedo a Castel San Giovanni, ma tu sei, aspetta, hai detto che sei a Pavia, non vivi a Castel, No, dove io abito in provincia di Pavia, però in realtà sono a 7 km da Castel San Giovanni. sei? E tu dove alleni le persone? Alla Gym Center, che è la palestra più bella del mondo, ovviamente. Ah sì, la palestra di Castel San Giovanni, Esatto. sì. E ti vai lì o vai in altre palestre anche? Vado lì. Sei lì. Occasionalmente capita di girare, però io mi alleno lì e lavoro lì. Sono Perfetto, felice. allora verrò a trovarti perché qua sì, è Volentieri. da casa mia e il prossimo anno, non so quando verrò, probabilmente a febbraio perché con il Covid sarei dovuta venire prima in Italia, ma niente da fare. Volentieri. Oltre i miei. Prima tu qua che io lì, quindi. Sì, forse ci vediamo come Castello. Va Allora bene. ci sentiamoci, dai. Grazie mille, grazie Marcello per il tuo tempo, Grazie per i tuoi per l'invito. Fatto consigli. piacere. Anche Alice ti saluta. Alice, ciao! Ciao, Alice. Ciao, ciao, ciao. Vi aspetto presto con un nuovo guest e una nuova storia. Join me. Baci e abbracci. Sarasilalaland.